Voglio fare dei video sulle equazioni, cominciando dall'equazione più semplice a quelli più complicati, utili per lo studio della funzione per varie applicazioni. Quindi questo è il primo video, cominciamo dagli esercizi più elementari, pian piano prendendo equazioni più difficili, tutti i tipi delle equazioni. Quindi iniziamo dalla prima. L'equazione è molto semplice sicuramente, cioè facciamo questa equazione, x meno 3 uguale a 0, una cosa banale, x meno 3 va dall'altra parte, x uguale a 3, quindi questa è la soluzione. Facciamo l'altro, 2, x più 5 uguale a 0. Quindi x a sinistra, il 5 dall'altra parte è meno 5, x uguale meno 5. Questa è la soluzione. Terzo esercizio. 3x meno 7, 3x meno 7 uguale a 0. Quindi teniamo il termine con la x a sinistra, portiamo il 7 a destra, quindi uguale a 7. Dividiamo con 3 entrambi i membri, 3x diviso 3 uguale a 7 diviso 3, 7 fratto 3, 3 con 3 si semplifica qui e quindi x uguale 7 terzi, x uguale a 7 terzi. Questo è il terzo esercizio. Quarta equazione. 2x fratto 3, 2x terzi meno 4 quinti uguale a 0. Facciamo il minimo e il multiplo, è un'equazione numerica, numeriche fratte. Facciamo il minimo e il multiplo tra 3 e 5 è 3 per 5, quindi 15. 15 diviso 3 è 5 per 2, 10x. 15 diviso 5 è 3 per 4, meno 12, uguale a 0. Il denominatore lo togliamo, cioè una frazione si annulla se si annulla il numeratore, cioè moltiplicando per 15 entrambi i membri, potete dire anche così, quindi 10x uguale a 12. Dividiamo con 10 entrambi i membri, 10x fratto 10 uguale a 12 fratto 10. Semplifichiamo 10 con 10, si semplifica. Qui dividiamo con 2, 12 diviso 2 fa 6 e 10 diviso 2 fa 5. E quindi il risultato è x uguale a 6 quinti. Quindi questa è la quarta equazione, il quarto esercizio. 5, x alla seconda meno 4 uguale a 0. 5, x alla seconda meno 4 uguale a 0. Questa è un'equazione del secondo grado, manca il termine con la x. In questi casi, x alla seconda uguale meno 4 va dall'altra parte uguale a 4, x uguale più o meno radice di 4, e quindi, cioè, si prende la radice quadrata entrambi i membri, quindi x uguale più o meno 2. Quindi ci sono due soluzioni, più 2 e meno 2. L'esercizio numero 6. 4x alla seconda meno 9 uguale a 0. 4x alla seconda meno 9 uguale a 0. Anche questa è equazione del secondo grado, quindi 4x alla seconda lo tengo a sinistra, manca il termine con la x, quindi uguale a più 9. Dividiamo con 4 entrambi i membri, 4x alla seconda diviso 4 uguale 9 diviso 4. 4 con 4 si semplifica e quindi x alla seconda uguale
a 9 quarti e facendo la radice quadrata entrambi i membri, x uguale più o meno radice di 9 quarti, quindi x uguale radice di 9 e 3, mentre radice di 4 è 2, quindi più o meno 3 mezzi. Quindi questo è l'esercizio numero 6. L'esercizio numero 7. 2x alla seconda più 5 uguale a 0. Anche questa è un'equazione di secondo grado in cui manca il termine con la x. Portiamo il termine noto a destra, quindi meno 5. Dividiamo con 2 entrambi i membri, quindi 2x alla seconda fratto 2 uguale meno 5 fratto 2. 2 con 2 lo semplifico e quindi viene x quadro, x alla seconda, uguale meno 5 mezzi e quindi x uguale più o meno radice quadrata di meno 5 mezzi. Visto che siamo nel campo dei numeri reali, qui scrivo impossibile, in quanto la radice dei numeri negativi non esiste. Vi faccio l'ultimo esercizio, 8, 3x alla seconda più 5x uguale a 0, questa è equazione del secondo grado, anche questa in cui manca il termine noto, però ci sono i termini con x quadro e la x, quindi raccogliamo la x in evidenza, quindi 3x, perché x per x, x alla seconda. Qui x te l'ho messo in evidenza, quindi più 5 uguale a 0. Ci sono due possibilità. O il primo fattore uguale a 0, quindi x uguale a 0, questa è una delle soluzioni, oppure l'altro 3x più 5 uguale a 0. Quindi risolvo anche la seconda possibilità, cioè la seconda equazione, 3x, il 5 lo porto a destra uguale a meno 5. Divido con 3 entrambi i membri, quindi 3x fratto 3 uguale, si vede? Sì. Abbassiamo leggermente la telecamera così riuscite a vederlo. 3x diviso 3 uguale meno 5 fratto 3 e quindi 3 con 3 si semplifica e quindi viene la seconda soluzione che è x uguale meno 5 terzi. Quindi queste sono le due soluzioni, x uguale a 0 e x uguale meno 5 terzi. Lo finisco qui questo video, continua dopo altre equazioni, dai più semplici finché completiamo tutti i tipi delle equazioni, cioè di primo grado, equazioni di secondo grado, equazioni frazionarie, numeriche fratte, tutte irrazionali. Le posizioni esponenziali, logaritmiche, qualche trigonometrica e così via, no? Quindi finisco qui, vi invito a iscrivervi nel mio canale, il numero di telefono è 340 90 10 279 che è anche un WhatsApp e avete anche la pagina Facebook con il nome Vladimir Costuri e anche la pagina Ripetizioni Matematica Fisica. Finisce qui, quindi ci vediamo nel secondo video. Questo è il primo video, quindi lo scrivo qui. Questo è, mettiamolo con rosso. Questo è il primo video. Ok, quindi alla prossima.